Voltiamo pagina, adesso parliamo di sanità, perché la Toscana domani avrà una nuova riunione del Consiglio regionale, un passaggio fondamentale vista appunto l'inizio della nuova legislatura. Sul concludersi della legislatura precedente, la nostra regione ha varato una riforma che adesso dovrà essere portata a termine dal nuovo assessore alla sanità, Stefania Saccardi. Allora, sentiamo quali sono le idee della Saccardi proprio da questo punto di vista. La sanità che verrà in Toscana con la neoassessora Stefania Saccardi si sta già delineando in queste ore. Alcuni punti anticipati dalla più votata dell'ultima tornata elettorale al quotidiano La Repubblica. Dopo la riduzione delle ASL che il presidente Enrico Rossi è riuscito a far approvare nella passata legislatura, Stefania Saccardi prova ad andare oltre e annuncia di voler cancellare il CUP attuale, ovvero il Centro Unico per le Prenotazioni, un sistema in vigore da tanti anni ma che forse non è più in grado di rispondere alle esigenze di oggi. L'idea è di attivare dei percorsi ospedale-territorio in modo che il medico di famiglia abbia un filo diretto anche sulle consulenze specialistiche, anche con il digitale, dice. Serve un sistema moderno nel quale tutti gli ospedali e i medici siano in rete. Le informazioni mediche di un paziente devono essere accessibili in un fascicolo personale informatico. Altro punto cruciale riguarda un maggiore apporto nella sanità del privato sociale, come Misericordie, Pubbliche Assistenze e Croce Rossa, tanto per fare alcuni esempi. Stiamo raccogliendo con fiducia la sfida di mantenere alto il livello e qualità del servizio, come lo è ora, dice la nuova assessora. Non ci vedo nessuno scandalo se avessero un ruolo ancora più rilevante. Sono strutture diffuse in una fase nella quale il pubblico tende ad accentrare i servizi. Tra le altre idee allo studio degli uffici dell'assessorato c'è anche quella di far pagare un ticket intero a chi usa i pronto soccorsi senza che ve ne sia l'urgenza, per cercare di dedicare l'accesso a queste strutture ai soli casi urgenti. Infine, la sede dell'assessorato del diritto alla salute in via Taddeo Alderotti costa troppo e la neoassessora sta cercando una soluzione economicamente più sostenibile.